My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from you. Buondì, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è sabato 9 settembre 2023 e questo sarà un vlog molto 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 speciale perché sono in partenza. Vi giuro che stavo aspettando questo viaggio da tantissimo tempo, infatti oggi finalmente dopo un anno e mezzo torno nella mia amatissima Madrid. Non riesco a spiegarvi la contentezza, però penso che dalla mia faccia e dai miei occhi si veda, sono veramente al settimo cielo. La prima volta che sono stata a Madrid è stato a marzo del 2022 con Anesha e mi ero totalmente innamorata di questa città, quindi non vedevo l'ora di tornarci e finalmente oggi è il grande giorno. Sono anche un bel po' emozionata, devo dire. Poi chiaramente quando arriveremo là vi spiego tutto, vi spiego un po' meglio perché effettivamente io e Sha, perché chiaramente non sono da sola, stiamo andando a Madrid, perché c'è una ragione ben precisa. Adesso non mi perdo in chiacchiere perché non dico che sono in ritardo, ma sono giusta, quindi non vorrei poi essere in ritardo. Qui è già tutto pronto, bagagli a mano, borsetta e qui c'è la valigia. Quindi vado a prendere Sha e ci dirigiamo verso l'aeroporto. From forgetting, will we ever meet again on this side of heaven? Finalmente atterrate. Allora ragazzi, sono circa le 6:15, 6:13 per la precisione, e noi siamo finalmente arrivate a destinazione. Come vedete dal background alle mie spalle, siamo in camera. Tra l'altro è super super carina, infatti adesso ve la faccio vedere. Unico appunto, a me è sembrato un viaggio infinito, cioè è durato veramente tanto il volo, perché è durato circa tipo due orette e un quarto. Onestamente non me lo ricordavo così lungo. Vabbè, è andato comunque tutto bene, sono riuscita anche a dormire un pochino anche se non avevo il cuscino. Infatti adesso il mio collo ne sta risentendo, ma va bene così. Detto ciò, passiamo alla camera e vi faccio vedere appunto ciò che sarà la nostra dimora per i prossimi 3-4 giorni. Allora, questa è la porta di entrata, super easy, niente di che. E alla destra troviamo questo mobiletto molto classico con la mia valigia lì e sopra la macchinetta del caffè. Qui c'è uno sportellino con dentro il frigo, mi ha detto la Sha. Esatto, cioè solo una bottiglia d'acqua dentro, l'essenziale insomma. E di fianco al mobiletto c'è la finestra, la vista non è nulla di che, anzi è abbastanza bruttina perché affaccia su altre case, quindi non è il top, però va bene così. E poi lì abbiamo il termosifone e la zona del letto, che è veramente veramente molto carina, chiaramente letto matrimoniale per fare le sposine io e Sha. Tra l'altro mi fa impazzire sopra il dettaglio delle luci, c'è una cosa che mi piace un sacco. Poi da quella parte abbiamo il bagno, che adesso vi faccio vedere, uno specchio, un piccolo armadio molto carino perché sotto c'è anche la cassaforte, sempre molto apprezzata. Armadio easy, penso ci siano delle mensole con degli attaccapanni. Oddio, wow. Bellissimo. Bellino. E poi da quest'altra parte, di fronte al letto, abbiamo una scrivania molto piccola, però per quello che dobbiamo fare direi che è più che sufficiente, dove sopra abbiamo appoggiato i bagagli, sedia, e sopra poi abbiamo la TV, che effettivamente non so se si capisca dal video, ma è comunque bella grandina, cioè una bella TV. Qui, oltre ad esserci lo specchio, abbiamo poi la porta per andare in bagno. Accendiamo la luce così magari si vede meglio. Devo dire, il bagno super super easy, ma che a me piace sempre un sacco, soprattutto mi piacciono i colori così neutri. Qui vabbè c'è il piano con il lavandino e un bello specchio che finalmente non è troppo alto, perché di solito sono sempre troppo alti e io non mi vedo mai. Questo invece è perfetto. Poi vabbè, abbiamo la parte dove c'è il phon, specchio, qui ci sono le tovaglie. Da questa parte c'è la doccia, bella spaziosa, tra l'altro è aperta e a me piace tantissimo quando è fatta così. E poi vabbè, per finire qua c'è il WC. Adesso non so che cosa faremo di preciso, nel senso che il piano è quello di sistemarci un attimo e poi andare a prendere qualcosina da Starbucks, che è tipo a 100 metri da dove stiamo noi, quindi perfetto. Andiamo appunto a fare una specie di merenda e poi vorremmo andare in centro a fare un giretto, magari mangiare qualcosina. E poi stasera, teoricamente, se il
tempo ci assiste, vorremmo andare a ballare. Ho scritto prima a un ragazzo che abbiamo conosciuto, io e Charlotte, a Valencia, quando siamo andate 2 mesetti fa, perché appunto lui è di Madrid ed era stato super gentile, disponibile l'altra volta. Infatti ci aveva detto: poi quando verrete a Madrid chiedetemi se avete bisogno. Quindi gli abbiamo chiesto di farci un po' di nomi di discoteche nella zona del centro, vediamo che cosa ci ha risposto. E basta, super super contenta. Bene ragazzi, ci siamo accomodati da Starbucks. Io ho preso finalmente il mio amatissimo mocha white, credo si chiami, sì. Dico amatissimo semplicemente perché in Italia non lo fanno, cioè lo fanno almeno credo solo in Spagna, ed è la mia bevanda preferita di Starbucks in assoluto. E poi vabbè, ho preso un muffin classico al cioccolato, mentre Sha ha preso il frappuccino al cookies and cream, giusto? Sì. E poi muffin al mirtillo, sì. Rains, it pours, such a pity. Where you from in Dublin City? Don't be alone if you roam. The longest way round is the shortest way home. It rains, it pours, such... Allora ragazzi, siamo tornate a casa. Alla fine abbiamo cambiato un po' i piani. Non siamo più andate nella zona del centro. Abbiamo fatto un giretto qui, anche perché non abbiamo l'hotel super centrale, però comunque siamo in una zona in cui c'è veramente la qualunque. Quindi siamo andate da Starbucks, siamo state un po' lì, abbiamo preso le nostre cosine e poi siamo andate un po' in giro e abbiamo beccato questo centro commerciale, ragazzi, immenso, vi giuro immenso, che si chiama Il Corte Inglese, una roba del genere. Ed era super particolare perché praticamente non è come da noi in Italia, no, che ci sono i negozi, che ne so, c'è Sephora, c'è NYX e tutti gli altri negozi, ma praticamente ci sono gli stand ed è tutto aperto, cioè è tipo un negozio unico ma gigantesco. E fate conto che c'erano qualcosa come tipo 7 piani su, 2 giù, cioè una roba veramente immensa. La Sha ha comprato una matita da NYX, molto easy, io ho fatto la brava e non ho preso niente per il momento. E poi siamo andati anche al supermercato perché ci servivano delle cosine. Abbiamo preso 2 cose al volo che adesso vi mostro. Questa è la nostra spesa, quindi abbiamo preso questi 2 pacchi di tipo gallette mini, queste qui al pomodoro, formaggio e origano, mentre qui con tipo una salsina all'aglio. Queste qui le abbiamo prese più che altro perché sappiamo che quando torniamo dalla discoteca siamo sempre super affamate, quindi abbiamo loro. Poi vabbè, abbiamo preso una super bottiglia d'acqua da 2 litri. Poi vediamo cos'altro abbiamo preso. Bottiglietta d'acqua per la Sha da portare in giro. E poi io invece ne ho presa un'altra, però più piccolina, da 33 cl, perché la mia borsetta è mini, quindi almeno questa qua ci sta. E poi ultima cosa che abbiamo preso, che ci serviva, abbiamo preso la cera. Tra l'altro questa marca qui è super famosa, infatti ogni volta che vengo qua prendo sempre il gel perché è super buono. E però questa volta abbiamo voluto provare la cera, vedremo come ci troviamo. E più che altro so che alcuni preferiscono la cera rispetto al gel, quindi speriamo di aver fatto un buon acquisto. E adesso come adesso in realtà non so molto bene quale sarà il programma, se usciremo a mangiare, se stiamo qui un po', ci riposiamo e poi usciamo, non so. Capiamo un attimino e vi diciamo. 10:24 e noi ragazzi tra circa 10-15 minuti dovremo uscire per andare a mangiare. Ci siamo rilassate un po' sul letto, ma siamo state anche molto molto produttive perché dopo una lunga ricerca siamo riuscite a trovare una discoteca in cui andare stasera. Non è stato facile, più che altro perché noi cercavamo una discoteca che facesse musica reggaeton, eppure essendo in Spagna quindi dovrebbe essere più semplice perché siamo nella terra del reggaeton. Così non è, perché nelle locandine dei locali non c'è scritto che tipo di musica fanno, quindi niente, alla fine siamo andate un po' alla cieca, abbiamo cercato e visto varie discoteche, alla fine abbiamo scelto questa qui che si chiama Shoco, tra l'altro è una discoteca che c'è anche a Barcellona, infatti qualche giorno fa Sha, che era a Barcellona, ci è andata, ha detto che comunque è una bella discoteca, quindi speriamo che anche qui sia così, che ci sia bella musica, bella gente, che sia una bella serata in generale. E detto ciò, volevo un attimino spiegarvi perché siamo qui a Madrid, perché stamattina vi ho detto sì ragazzi, poi vi racconto, vi spiego, e alla fine poi come sempre non vi ho più raccontato, detto nulla. Stamattina vi ho già spiegato che un anno e mezzo fa io, Charlotte e Anna siamo state a Madrid e ci eravamo completamente innamorate di questa città. Io in particolare volevo assolutamente tornarci e abbiamo colto la palla al balzo quando a marzo / febbraio, non mi ricordo, comunque in quel periodo sono uscite le date per il tour di Rauw Alejandro in Europa. E una volta uscite le date del tour abbiamo visto che faceva un sacco di tappe in Spagna. E
e poi ne faceva anche due in Italia, ovvero a Roma e a Milano. Noi volevamo andarci a tutti i costi, chiaramente sarebbe stato più comodo scegliere una data italiana, quindi andare o a Roma o a Milano, ma abbiamo detto ok, vogliamo tornare a Madrid, ok, fa una data a Madrid. Inoltre in Spagna la maggior parte della gente ascolta comunque musica spagnola, musica reggaeton, quindi anche l'atmosfera è molto più coinvolgente rispetto che in Italia, e alla fine abbiamo optato per venire appunto al concerto di Rau a Madrid, che sarà domani sera. Io vi giuro ancora non riesco a realizzare, più che altro perché abbiamo preso i biglietti del concerto qualcosa come tipo 6-7 mesi fa, cioè veramente tanto tempo fa, e mi ricordo che quando li abbiamo presi facevamo il conto alla rovescia e mancava tantissimo, e adesso che mancano tipo 24 ore non riesco a realizzare, cioè vi giuro, sto aspettando questo momento da non so quanto. E poi a maggior ragione essere a Madrid, che è una città che amo, mi rende veramente contentissima. E nulla, quindi ecco svelato il motivo per cui siamo venute a Madrid. Con questo appunto chiaramente ne abbiamo approfittato per stare qualche giorno qua. Non ci fermeremo tantissimo, più che altro perché quando abbiamo prenotato non sapevamo come eravamo messe con l'università eccetera eccetera. Quindi staremo qui dal 9, che è oggi, fino al 12. Un po' una toccata e fuga, però insomma meglio di niente. E basta, ho svelato il motivo. Tra l'altro ragazzi, prima non vi ho fatto vedere, ma questo è il corridoio. Qui c'è la nostra fantastica stanzina che stiamo chiudendo a chiave. Da questa parte ci sono tipo delle cose per fare una mini colazione, cioè più che altro prendere il caffè. E poi da qui si esce e praticamente siamo all'interno di un condominio. Oh no, ma non piove. Ah sì, piove. Ma piove tanto. We belong together, me and you forever. All'alba dell'una, ragazzi, noi finalmente siamo pronte per andare in discoteca. Devo dire che questa preparazione sta molto lunga e sofferta, più che altro per l'outfit, perché fuori ci sono qualcosa come 18 gradi e noi non avevamo pensato minimamente che potesse esserci così tanto freddo, e quindi abbiamo tutti i vestiti scollati, comunque cose molto collate, cioè sbracciate. Quindi niente, alla fine non abbiamo più deciso di prendere l'autobus o comunque i mezzi, ma abbiamo deciso di prendere un taxi o un Uber, così almeno non moriamo di freddo, e in 5-10 minuti siamo alla discoteca, anche perché alla fine non è lontanissima da casa nostra. Io scia stasera siamo l'angelo e il diavoletto, perché io sono vestita tutta di bianco mentre lei è tutta vestita di nero. Per quanto riguarda i capelli, alla fine li ho ripiastrati lisci, sperando non venga di nuovo a piovere, anche se so che con l'umidità si gonfieranno nuovamente, ma vabbè. Più che altro mi dispiaceva legarli perché erano puliti e sporcarli col gel non mi sembrava un'ottima idea. Poi onestamente mi preferisco con i capelli sciolti, quindi li ho semplicemente ripiastrati, e il make up l'ho aggiustato un pochino, ho aggiunto più che altro la matita nella zona degli occhi in modo da intensificare un attimino un po' più il look, anche perché poi per il resto il make up era abbastanza intatto. Ho ripassato solo un po' il blush e il bronzer, chiaramente le labbra, matita e gloss super easy. E nada, noi possiamo andare, anche perché direi che è ora. Buondì ragazzi, buongiorno. Oggi è domenica 10 settembre 2023 e se mi vedete ancora in pigiamata, struccata, nel letto e tutto, è perché ci siamo svegliate da pochissimo. Fate conto che adesso sono le 11:24 e noi siamo sveglie da nemmeno una mezz'oretta. Alla fine devo dire che ieri sera non siamo tornate nemmeno troppo tardi, perché alle 5 siamo arrivate a casa, quindi secondo me è orario giusto. E in realtà la discoteca di ieri non era per nulla male, né troppo grande né troppo piccola, secondo me giusta. Unici due lati negativi è che la pista era veramente pienissima, cioè veramente non si stava, eravamo tutti attaccati. E l'altra nota negativa è che all'inizio la musica era super bella, era proprio reggaeton al massimo, e anche se non conoscevamo tutte le canzoni, alla fine ci stava, perché appunto essendo reggaeton era molto ballabile. Da tipo le 3:30 in poi il DJ ha deciso di mettere solo rap inglese, che a me personalmente non fa impazzire da ballare in discoteca, cioè lo ascolto a casa mia, cioè con le cuffie o nella mia stanza e tutto, sicuramente non in discoteca. E quindi niente, poi l'atmosfera si è un attimino un po' appiattita.
appiattita. Però non essendo stata in altre discoteche non posso nemmeno farvi il paragone. A questa io tipo darei un 7 più o meno, una roba del genere. E quindi niente, poi vabbè, siamo tornate a casa, ci siamo struccate e siamo morte sul letto perché eravamo veramente stanchissime. Stamattina io avevo puntato la sveglia per le 10, che chiaramente ho rimandato fino ad arrivare alle 11. Adesso abbiamo preso coraggio, ci stiamo preparando. Charlotte infatti è in bagno che si sta facendo la doccia e il piano è quello di innanzitutto uscire a fare colazione, perché c'è veramente veramente tanta tanta fame, e poi vorremmo andare in centro, proprio centro centro, a fare un giro per i negozi, vabbè, oltre che a vedere il centro di Madrid che è bellissimo. Vorremmo appunto andare a fare un giro per i negozi e vedere se riusciamo a trovare qualcosa per il concerto di stasera. Questa ricerca, fate conto che va avanti da tipo un mesetto, una roba del genere, quindi io dubito che effettivamente oggi troveremo qualcosa, ma magari presa dalla disperazione prendiamo qualcosina comunque. Più che altro perché il concerto è basato tutto sui toni del blu elettrico e argento, quindi volevamo vestirci un po' a tema. Peccato che per me sia quasi impossibile trovare qualcosa appunto su questi toni che mi stia bene, perché sono tutti e due colori molto freddi e colori che a me personalmente sbattono tantissimo, e quindi vediamo se alla fine cederò e prenderò comunque qualcosa oppure mi arrangio con quello che ho portato. All'alba delle 12:30 noi ragazzi siamo finalmente pronte, vi faccio vedere molto brevemente l'outfit, non so quello che si vedrà ma noi ci proviamo. Questo ragazzi è il look, molto molto semplice, tutto praticamente Zara, top Zara, pantalone Zara, borsettina Urban, stupenda, New Balance classiche e basta, direi che possiamo andare. Oggi ragazzi cambio location perché al posto di metterci come eravamo ieri ci siamo messe qui piano terra. Io chiaramente ho preso il mio amatissimo mocha bianco, che ho scoperto chiamarsi mocha e non mocha, vabbè, con il croissant al burro. Shia invece ha preso anche lei il mocha bianco con la panna e questo qui che è un croissant con formaggio e prosciutto cotto. Just hope that someone else can make this stop. 'Cause I think I'm turning around for... Bene ragazzi, noi stiamo tornando a casa, fate conto che sono praticamente le 5, abbiamo fatto un giro immenso, abbiamo fatto tutti i negozi di Madrid praticamente, però almeno, c'è il tettone, stiamo tornando vittoriosa a casa perché siamo riuscite a trovare qualcosina per il concerto, quindi molto molto bene. Io devo dire che avevo perso praticamente le speranze, fortunatamente poi all'ultimo ci siamo salvate in corner. Vi mostro ragazzi quello che abbiamo preso io e Shia per il concerto, che tra l'altro è la stessa identica cosa, ovvero questo toppino super super carino, così grigio, di Stradivarius. Allora io vi dico, non prendo mai nulla di grigio perché appunto mi sta malissimo, ma questa era una tonalità di grigio che non è tra i colori che mi sta meglio sicuramente, ma rispetto ad altri grigi non mi sbatteva per nulla. In più l'ho preso perché secondo me è un top anche vestibile un po' tutti i giorni e a seconda di come lo abbinate risulta più o meno elegante. Infatti il mio obiettivo era prendere qualcosa da non mettere solo al concerto perché sarebbe stato un po' sprecato, ma poi da indossare anche in altre occasioni, e boh, secondo me questo qua è perfetto. Tra l'altro appunto l'abbiamo preso a Stradivarius, che è un negozio che io snobbo sempre, soprattutto a Bologna, però devo dire che c'erano alcune cose molto carine, quindi sicuramente l'ho un po' rivalutato. E appunto ne abbiamo prese due, uno per me, uno per Shia. Poi ho preso anche un'altra cosina, siamo state da Primor o Primor, non so come si pronunci, che è un negozio che c'è qui in Spagna enorme, dove c'è di tutto a livello chiaramente di profumeria, make up, skin care eccetera eccetera, e ho ricomprato il mio amato profumo, questo qui è proprio il mio profumo, che è Black Opium di Yves Saint Laurent. Io ho l'abitudine di comprare sempre i profumi in Spagna semplicemente perché costano molto molto meno rispetto che in Italia, quindi un consiglio che vi do: se venite in Spagna acquistate i profumi perché costano veramente molto molto meno rispetto a dove li acquisto io in Italia, quindi le solite profumerie tipo Douglas, Sephora eccetera eccetera. E vi dirò di più, anche tipo su siti come Notino costano sempre un po' di più che poi acquistarli qui. Niente, quindi sono molto molto contenta di averlo ripreso, anche perché ormai era un po' che mi era finito, insomma mi mancava, quindi sono super felice. Adesso ci rilassiamo 5-10 minuti, io credo di andarmi a fare assolutamente una doccia perché sono sudatissima, e poi iniziamo a prepararci per il concerto, anche perché volevo creare un bel make up e fare qualcosina ai capelli, quindi adesso vediamo che cosa ci inventiamo. Many hours later. Ragazzi, questo è il look finale, devo dire che sono abbastanza soddisfatta, non mi convincono troppo i capelli, vabbè, più che altro questi due ciuffetti qua davanti mossi, per il resto li ho legati e ho fatto due
treccine laterali. Il make-up secondo me ci sta. Ho un po' intensificato gli occhi e ho aggiunto i brillantini. E poi vabbè, questo qui è l'outfit, quindi ho messo il top che abbiamo comprato e poi questi jeans che mi ha prestato gentilmente Charlotte. Adesso ci avventuriamo, anche perché fuori mi sa che piove, quindi vediamo un attimino come gestire la situazione. E basta, sono super super contenta, anzi mancano gli occhiali che adesso prendo e voilà, direi che possiamo andare. Ragazzi, noi siamo gasati come le mine, siamo super cariche, siamo in metro, siamo in realtà già scese dalla metro. Niente, 5 minuti di camminata e dovremmo arrivare al palazzetto dove fa il concerto. Che bello! Just hope that someone else can make this persona ya no está. Esta próxima canción es para todos los que tienen el corazón roto.